Allora, adesso diciamo, affrontiamo l'ultimo tema di questa mattinata del Forum d'Italia Solare 2020. Parliamo di idrogeno. Ci è stato ricordato all'inizio quanto l'idrogeno sia, come dire, cominciare a lavorare su questa tematica di idrogeno sia fondamentale per far sì che la crescita, diciamo, delle rinnovabili nei prossimi anni possa trovare uno sbocco e non diventare un problema, cioè trovarci a aver fatto anche grandi investimenti, magari per poi dover buttare via l'energia elettrica perché non si è in grado di spenderla nell'immediato, sarebbe un errore gravissimo. Allora ci introduce il tema dell'idrogeno verde, titolo del suo intervento, il titolo di questa tavola rotonda: idrogeno verde, quale strategia per lo sviluppo e quale ruolo nel sistema elettrico. Ci introduce, dicevo, Advan Vic, professore di Future Energy System presso l'Università di Delta. Thank you very much for the kind introduction and of course also for the invitation to speak here at this Italian forum, solar forum, about hydrogen. Hydrogen. A couple of years ago, you never have heard about hydrogen so much, but today it is on all the debates on the energy system change as the carbon-free energy factor next to electricity, of course. And with hydrogen and electricity together, we think that we can fully decarbonize our energy system. And also in Europe, we see today that there is a much of an awareness for hydrogen. We have seen many countries in Europe that have now come up with a hydrogen strategy. And also the European Union on the 8th of July has presented their first hydrogen strategy. That was presented over here. And in that hydrogen strategy, they have said we have to install up to 2030, 40 gigawatt of electrolyzer capacity connected to renewable electricity production, so mainly solar and wind. And also 40 gigawatt they want to install in neighboring countries where we have also very good resources for solar and wind and developing that together. In the mutual benefit of both. But the question, of course, that you can first ask yourself is why do we need hydrogen in a renewable energy system? And let me start by showing this slide what has happened over the past years and why we talk about hydrogen. Please, the next slide, please. And here you see a difficult graph, but it is every dot in this graph represents a large solar or wind farm. And we see the development of the levelized cost of electricity over the past 10 years. And what you see in this graph is the tremendous decrease in prices, as you know, of course, for solar, but it is also for wind, offshore wind, and also concentrating solar power. We see this decrease. The brown area represents the fossil fuel energy prices. And you see also that the average prices for solar and wind are now at the low sides of the fossil fuel electricity prices. But when you look carefully to this graph, you see also that at many places where we have the good resources, the prices for solar and wind electricity are lower than the fossil fuel energy prices. But again, when you look to this site, then it is of course interesting to see where do we have these low costs for electricity production by solar and wind. And the next slide shows you the areas where we have these renewable energy production or these resources that give you the lowest price. When you look to Europe, especially in the north of Europe, you have very good wind resources. Especially in the North Sea, the Baltic Sea, but also in places in the Mediterranean Sea area, you have, of course, very high wind resources. And especially in the south, in Italy, in Spain, in Greece, we experience, of course, the lowest electricity cost for solar. And today in Portugal, recently, we saw a bid that is almost approaching the 1 cent per kilowatt hour for electricity production by solar. But even when you go further south in North Africa and the Middle East,
you see areas where we have even higher irradiation, and there it is of course interesting to see what we can do together with these countries, because you have to see the European Union, the space, the size of the European Union is only half of the size of the Sahara Desert, for example. So we have very cheap electricity production by solar and wind, but at the good resource sites. And now the question arises, how can we transport that cheap renewable electricity to the demand sites at the right place and at the right time, as you can see. And in the next slide, you see that we can convert that electricity into hydrogen by electrolyzers, and that is a quite simple process. You put in water a plus and a minus, and then the water molecule is split into hydrogen and oxygen. You cannot read it probably, but the efficiency of these devices, which is by the way a very old technology, we use this already for 100 years, but not to produce hydrogen, but especially to produce chlorine from salt. But at the same time, in these chlorine plants, we produce hydrogen because the water is also split over there. The efficiencies are above 80% today, and it has a similar technology layout as solar cells, you could say, because it is also all these slices that you see are cells, big cells, a couple of square meters. But if you need more, then you stack these cells, as it is called in the electrolyzer world and the fuel cell world, and then you have this block, and that is called a stack. And when you need more, you place more of these stacks behind each other, and then you produce more hydrogen. So it really looks like the technology also as the solar cells, and the volume will decrease the cost, of course, considerably. Now, when you have the next slide showing you the cost of hydrogen production by electrolysis, you have to see that the main influence is, of course, the electricity cost. On the right, you see a graph, and we have from $100 in this case per megawatt hour going down to $20 per megawatt hour. Then you have a 4 euros per kilo decrease in cost. Of course, the capex is also important, and especially when we look to solar with only full load hours of 15, 18, 2000 hours. Then of course the capex price, capex costs are important, but you have to see it is especially the energy cost, the electricity cost, that gives you the price for hydrogen, for green hydrogen. When we go to the next slide, now we have produced this hydrogen. How could we transport that hydrogen to the good to the demand sites? And at the demand sites, we have several areas. Please, the next slide, please. And when you look to this, then you see the development, which was also in the 2x40 gigawatt plan that we have written, and that was part of the hydrogen strategy for Europe. We said, okay, if we can realize a cost reduction for the capex to about 250 to 500 euros per kilowatt in 2030, and we have an electricity cost of about 1.5 to 3 cents per kilowatt hour, then we can produce for about 1 to 2 euros per kilo. That is comparable and competitive with the gray and blue hydrogen that we can produce from fossil fuels, from natural gas. But you have to see, we can even go lower. And in the end, green hydrogen can compete with the natural gas prices. And therefore, it is very interesting because you can produce it, but at a low cost at the very good resource sites. So how do we transport it? And that's shown by the next slide. We can transport hydrogen in the same way. Please, the next slide.
as that we can transport the gas. And here you see the gas grid in Europe. That is an intercontinental gas transport system where we produce, for example, at the North Sea, but also in Algeria, a lot of gas, and we transport that by pipelines that have a capacity of about 15 to 25 gigawatt each, all through Europe. And these pipelines can be reused also for the transport of hydrogen. As you see, we have much more capacity in these pipelines from North Africa, for example, to transport the natural gas, 60 gigawatt, than that we have today in transporting electricity over the sea. And in general, the system that we have in place for gas is a factor of 10, more or less, larger for transport capacity than that we have in our electricity system. At the next slide, you see that the gas TSOs have already launched a plan, also in July 2020, to transform one of their big pipelines into a hydrogen pipeline. And 75% of the pipeline structure that you here see for hydrogen is reusing the gas infrastructure, 25% is new. And with a low pressure in this pipeline, you see that we have costs to transport over 1,000 kilometers the hydrogen by these pipelines of 1/3 of a cent per kilowatt hour of hydrogen, which is quite low and most probably a factor of 10 lower than that we can transport the electricity over this distance. That's the first thing. Hydrogen, hey, we convert to hydrogen because we can transport it much easier and much more cost effectively than that we can do electricity. And the second reason why you want to do this is, of course, that in the next slide is showing you that we can store also hydrogen in large quantities, in, for example, in salt caverns. Also not a new technology, because we do that already since 1972, storage of hydrogen in salt caverns in the UK, for example. And here you see that we do today also a lot of storage of gas in salt caverns and in gas fields. The red dots on the right side are the sites where we have these salt caverns for gas storage. And in one of these salt caverns, which has a size of, say, 300 meters high and 70 meters in wide, you can put the Eiffel Tower in such a salt cavern, we can store about 6,000 tons of hydrogen. That's about 240 gigawatt hours. And the cost of an installation is about 100 million euros around such a salt cavern. But when you want to do this in battery storage, for example, and you use a low price for these battery storage of 100 euros per kilowatt hour, then the comparable investment cost could be are about 24 billion euros. So you see, it is much, much more expensive to store in batteries than to store hydrogen in salt caverns. And these two cost benefits compensate for the say the conversion from electricity to hydrogen to bring it to the places where you can really use it, for example in steel plants or in chemical factories, but also for mobility, even for balancing the electricity system. That makes it possible to transport it all around Europe and to use it at the time that you want to do this. In the next slide, please. Hydrogen, you produce it from water and electricity, and then you release oxygen to the atmosphere most of the time, and the hydrogen will be shipped or will be put in a pipeline to bring it to the place where you want to use it. And of course you need water to produce it, but in the end, when you burn it or when you use it in a fuel cell, the same amount of water is coming out of the process. And that's also for oxygen. You don't use, like with fossil fuels, oxygen from the air. No, first of all you have produced it, and later on you consume the same amount of oxygen. So it is really the circular
energy vector, the energy carrier, where you can transport the cheap renewables around the world and store it to use it at the right time and place that you want to do that. And therefore, hydrogen is needed as an energy vector next to electricity, and it will contribute substantially also to the growth of the solar market, because there you can the cheap solar can be transported all around the world, you could say. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Van Beek. I hope I can make you another a little question after. Per intanto invito i prossimi, invito i relatori della tavola rotonda, Nicola Conenna. Buonasera, sono qui. Buonasera, presidente di Hydrogen Community, e poi abbiamo Mauro Moroni di Kiva e CEO di Moroni & Partner. Ciao a tutti. Che si occupa di consulenza ingegneristica. Allora, benvenuti. Qualche voce di fondo, chiedo gentilmente a chi sta parlando. Ecco, grazie. Dunque, allora, Van Beek ha presentato una serie di dati, ma anche uno scenario che mi pare veda prevalente la produzione, almeno nello scenario appunto di Van Beek, la produzione di idrogeno fondamentalmente, per esempio in Nord Africa, il suo trasporto tramite le tubature del gas esistenti e una volta adattate in Europa. Questo, insomma, mi sembra un punto da toccare subito. Che cosa ne pensa Conenna? Guardi, è una visione che non è la prima volta che vedo. In realtà prima, anni fa, ricordo a Parigi, c'erano i tedeschi di Desertec che volevano fare questo grande trasferimento di energia dal deserto all'Europa praticamente, anche se a quell'epoca non si parlava di farlo con l'idrogeno, si parlava di farlo con i cavi elettrici. Io ricordo che quando ero all'Eliseo per questa conferenza a Parigi, per l'Italia c'era solo Terna che era interessato perché c'erano i cavi elettrici che passavano il Mediterraneo. Adesso questo tema è ripreso fortemente da Snam perché ha i tubi che attraversano il Mediterraneo. In pratica è sempre così. Ora, Desertec poi non si è fatto perché poi è scoppiata una guerra disastrosa nel Nord Africa che ha dimostrato, tranne pochi paesi quali il Marocco, magari Algeria, di essere fortemente inaffidabili. Ancora adesso abbiamo delle forti turbolenze di guerra in Libia che di fronte a noi, insomma. Quindi c'è sempre questo problema. Diciamo che non abbiamo ottimi rapporti ultimamente, insomma, diciamo che ci sono vari problemi. Sa che c'è, Melis, che io vivo in un luogo dove questa esigenza non si sente, perché noi siamo fortunati. Allora, lo scenario che ha illustrato il professor Van Beek è di un'Europa, un Nord Europa con tanto vento, in realtà in mare c'è tanto vento, poi un Sud Africa, un sud dell'Africa, un Nord Africa, sì, un sud, diciamo, mediterraneo dell'Europa, che confina con il Nord Africa, dove c'è tanto sole. Ma in realtà io vivo in Puglia, dove noi abbiamo qui Puglia, Campania, Sicilia, abbiamo le stesse condizioni di insolazione del Nord Africa in realtà. Fra un po' avremo anche gli stessi problemi di desertificazione. Comunque coltiveremo i banani anche noi. Ma voglio dire, già ora così noi di sole ne abbiamo tanto. Io, se guardo fuori dalla mia finestra, stiamo ormai a dicembre e c'è un sacco di sole. Quindi noi non abbiamo questo problema. Uno, vento, c'è tanto vento. Lei non ha idea, se vanno in subappennino Dauno bisogna mettersi le pietre in tasca. Cioè, è il posto d'Italia più ventilato, non tanto per la forza dei venti quanto per la sua costanza. E ci sono più pale eoliche che alberi oramai, è una cosa esagerata. Ci sono 3.000, 4, 5 gigawatt installati di pale eoliche. No. Okay. Più di quello che la regione Puglia consuma, questo senz'altro. Quindi lei dice... Io dico che noi possiamo farci l'idrogeno a chilometro zero, questo dico, magari con lo schema delle comunità dell'energia.
Ecco, una domanda che però magari adesso giro a Moroni, ma poi mi interessa sentire cosa ne pensa anche Van Wyk. È questa. Van Wyk però ci ha presentato, diciamo così, una visione che guarda all'Europa intera. Forse noi come Italia non siamo nelle condizioni dell'Europa media, proprio per esempio per il tipo di diverso regime di insolazione. Cioè dal punto di vista nord europeo questa cosa non si può dire che non abbia senso, perché loro il sole non ce l'hanno, andarselo a prendere a sud, allora andiamo a prendercelo dove ce n'è di più, no? Cosa ne pensa Moroni? Non la sentiamo, l'audio disattivato. Io penso che il punto di vista, diciamo, europeo è abbastanza corretto. Quando dobbiamo pensare che comunque a una rete integrata, dobbiamo pensare a livello europeo. A partire, per esempio, dalla distinzione del tipo di idrogeno che deve essere fatto, deve essere iniettato in rete. Per esempio, se per esempio la Francia si mettesse a iniettare grandi quantità di idrogeno da nucleare nelle reti, inficerebbe molto gli sforzi e le fatiche fatte da nostra possibilità, per esempio, di fare idrogeno verde, no? Perché i costi sarebbero molto diversi. Un'altra cosa è chiaramente che noi abbiamo le rinnovabili molto diffuse e radicate nel nostro territorio, che chiaramente agevolano la produzione anche on site. Il problema è che noi abbiamo obiettivi di elettrificazione molto ambiziosi e a cui dobbiamo aggiungere anche obiettivi di idrogenizzazione in questa fase un po' meno ambiziosi e poi dopo più ambiziosi fino al 2050. Il problema è anche un po' l'efficienza della produzione in termini di uso di superficie con le rinnovabili, chiaramente dell'idrogeno, che comunque quando faccio idrogeno per esempio da solare ho un'efficienza intorno, come diceva il professore prima, faccio notare dal 70% se faccio l'elettrolizzazione. Poi questo idrogeno chiaramente se lo metto in una rete ho bisogno di aumentare la pressione e di inserire in una rete. Quindi l'efficienza complessiva, diciamo, siamo intorno, utilizzo per carità di energia un 35% in più di superficie rispetto all'impianto energetico tradizionale. Questo chiaramente avrà un impatto anche sulla diffusione dell'idrogeno stesso. Mi riferisco anche all'intervento precedente, invece dell'altro intervento, della riduzione non idonei. A livello normativo questo sarebbe utile anche inserire all'interno la possibilità di fare elettrolizzatori quando si faranno queste aree idonee e non idonee anche su terreni agricoli, perché è un buco normativo in questo momento e se vuoi fare un elettrolizzatori lo posso fare in aree industriali con grande serenità, in aree commerciali forse, ma l'agricolo è un po' dubbio. Quindi una chiarificazione in questo senso e un'inserzione anche della parte elettrolizzazione in queste aree idonee sarebbe più che auspicabile, soprattutto perché ancora devono uscire e quindi sarebbe il caso proprio di metterle. L'ho persa. Ah, ecco, sì. Spero che mi sentiate, perché in questo momento ho un po' di difficoltà a seguirci. Van Wyk, do you want to say something about what we said? Mr. Van Wyk, can you hear me? Non so se mi sentite, Moroni. Sì, allora forse Van Wyk che non mi sente o si è... you muted, Van Wyk. We can't hear you because you are mute. Ok. I know. Reflect on the comments we made. Yes. Because let me say that we would like to consider also the economic impact of having the electrolyzer in our territory and not just the. Did you in your data did you take in account the economical impact of having this kind of infrastructure in Europe and not in North Africa? Yeah, that is maybe misunderstood, but I see it really as a very, very interesting prospect for especially the South European countries. And let me say it also, especially for Italy. It's not that I plead for placing all these
things in Algeria or Morocco? No, especially we start, of course, in the south of I showed you this in Italy and so on, Greece. Greece and Portugal. But let me say one thing that is very specific for Italy also, and that has a very promising thing. That's not only that you have very good resources also for wind at some places, but especially also for solar in the south. But Italy, especially, is the country where you have the largest gas grid and also the largest transport gas grid. Well, my next question, you have my next question. Yeah, so indeed, so you have two things. I'm from the Netherlands, we have also the same. We have offshore wind and we have our gas grid. You have the same in the south. The gas grid that you can convert partly at first to hydrogen. You will do that and you will, because then you can bring that hydrogen to indeed France or to Germany, where you have but also to your own steel factories, where you can produce green steel. Your system has two major advantages, or your country. The gas grid, that is much more sophisticated and in capacity larger than, for example, in Spain, or in Greece, they almost have no gas grid. You can transport, it is already there. We have started at the beginning of the gas supply from the Netherlands. We built a gas grid to Italy, and then it is coming from Algeria, and now you supply whole of Europe via Italy. So that's the real promises that you have. And then you have to install at the good sites, not only a small capacity, but you need to build multi-gigawatt. Because then you can fill a pipeline. A pipeline is much larger than a cable. A cable is 1-2 gigawatt, but a pipeline has a capacity of at least 10 gigawatt. So if you want to have the economics of this system, you have to think bigger. And you have to think much larger scale than what we do today in electricity production. And that's, I think, the promising situation that you have in your country. If I have said that we need to do also North Africa, in the end, yes, but for the beginning, of course, we need to do that in Europe. Thank you, thank you. Ecco, insomma, mi sembra un punto chiaro. Comunque, qui si dice, non è che ci fa piacere importare gas dal Nord Africa. Quel che si può, si produce nel Sud Europa, ma utilizziamo le risorse che ci sono. Ecco, proviamo a toccare un po'. A toccare un po' questo tema. In Italia come siamo messi dal punto di vista anche delle nostre competenze sulla partita? C'è un microfono acceso. Sì, è la traduzione a Van Wyk. Credo che sia la traduzione a Van Wyk che sentiamo. Se si può chiudere meglio. Conenna, lei... Sì, mi dica. Rispetto alle nostre livello industriale, l'Italia come è messa sul settore dell'idrogeno? Siamo pronti a giocare questa partita? Guardi, l'Italia, cioè veramente diciamo la sovrapposizione del microfono e crea problemi. Allora, guardi, le posso dire questo: l'Italia, da un punto di vista, perché l'idrogeno non è soltanto la produzione, quindi. È chiaro che questo è un forum di Italia Solare, quindi noi vediamo soprattutto la produzione. L'idrogeno è anche la tecnologia, perché diciamo le tecnologie dell'idrogeno, che poi sono gli elettrolizzatori, le fuel cell e altro, non, per esempio le bombole in fibra di carbonio, cioè ci sono diverse tecnologie che hanno bisogno di migliorare molto, perché devono abbattere i costi, ma devono aumentare le loro efficienze. E siamo solo agli inizi, perché finora tenete presente che l'idrogeno dagli anni 60, quando le fuel cell sono state sviluppate per il programma spaziale Gemini, a ora non è che siano stati fatti tanti passi avanti. I passi avanti li hanno fatti in Giappone, la Toyota
e poi in Corea la Hyundai, però l'Europa ancora non si è mossa. Io lavoro in questo campo, io sono un fisico e diverse cose le ho già fatte, e quello che posso dirvi operando qui nel sud dell'Italia è che anche fra la Puglia e la Campania, ma anche la Sicilia, noi siamo in grado di sviluppare tutte le tecnologie che servono, insieme anche con la Toscana, con l'Emilia-Romagna. Quindi l'Italia avrebbe delle ottime possibilità di sviluppo da un punto di vista tecnologico, oltre che di produzione, perché noi qui siamo più fortunati e l'idrogeno ce lo possiamo fare in casa. Però non abbiamo finora... Ma l'Europa se lo fanno col vento, eh? Non è che non se lo fanno. Sì, sì, vabbè, ne hanno anche tanto di vento. In realtà, guardi, nel nord Europa ci sono tante situazioni in cui ci sono le pale eoliche a mare, che portano dei cavi a terra dove non c'è niente, perché in genere le acciaierie non le hanno messe là. E quindi questa è una situazione che si ripete nel nord Europa, nel Mar Baltico, in Scozia, in Patagonia. Cioè va a finire che dove c'è tanto vento scopriamo che non c'è tanto consumo di corrente elettrica. E quindi lì si può fare l'idrogeno, va benissimo. Diciamo che noi abbiamo una situazione mista particolarmente favorevole, è così. Allora, ma a parte questo, per lo sviluppo delle tecnologie noi siamo fermi da tempo, perché non abbiamo finora avuto un'incentivazione di nessun tipo, cioè fino ad oggi. Ecco, ora questi sono i giorni, le settimane in cui il governo italiano ha aperto le consultazioni per la strategia nazionale dell'idrogeno, che si prevede debba iniziare con il prossimo anno. Ma questa è la prima volta che si parla di numeri, e io, che sono sospettoso, voglio ancora vedere quando è che si inizia, perché nella strategia nazionale si parla di numeri importanti nei prossimo decennio. Ora, non vorrei che si riferisse fra 8 anni, quindi cioè noi abbiamo bisogno di partire subito, perché la Germania ha già incentivato la ricerca e sviluppo, certo, sull'idrogeno con 10-20 miliardi già 3 anni fa. In realtà, chiarissimo, chiarissimo, non possiamo cominciare a interessarci di questo argomento quando non sappiamo più dove mettere l'energia elettrica, dobbiamo preoccuparcene prima. Ecco, su questo però, Moroni, torno da lei, perché uno dei grafici che ci ha fatto, una delle slide che ci ha fatto vedere Van Wyk, ci ha fatto così messo davanti alla prospettiva di quelli che saranno i costi decrescenti dell'idrogeno, con l'aumento da un lato della produzione delle rinnovabili che fa scendere il costo dell'energia soprattutto nelle ore di picco, e il miglioramento delle tecnologie. Però c'è anche un periodo intermedio in cui questo idrogeno verde rischia di essere, diciamo, poco spendibile sul mercato energetico. Non la sentiamo, deve riattivare l'audio. Assolutamente d'accordo. Infatti il primo punto è una distinzione a livello normativo del tipo di idrogeno che viene utilizzato, perché se io non riesco a valorizzare idrogeno fatto da fonti rinnovabili, il mercato non me lo riconosce. Quindi se faccio idrogeno verde ci dovrà essere una sorta di certificazione, no? E a livello europeo c'è la Certify, che è una sorta di certificazione tipo volontario, ad ora, che certifica un po' l'origine dell'idrogeno, da dove viene fatto. Però questa è una cosa volontaria, dovrebbe essere implementata tipo stabile, normativa stabile, e magari dovrebbe esserci anche un incentivo, come è stato fatto per il fotovoltaico a suo tempo, per le prime produzioni, per l'inizio, per permettere alle tecnologie di abbattere anche il costo, le installazioni. Poi chiaramente c'è anche il competitor dell'idrogeno verde e l'idrogeno blu, e quello con lo stoccaggio, chiaramente, con i sistemi CCS al di sotto del sottosuolo. Solo che anche questa parte qua è un po' più indietro, perché non esiste una normativa del genere in Italia, se vogliamo, no? Quindi parliamo in questo momento di una strategia di idrogeno nei prossimi 10 anni, in cui la parte normativa è estremamente indietro, dalla posa di un elettrolizzatore, magari in un impianto FER fotovoltaico, non c'è emissioni di atmosfera di CO2, non c'è niente, e quello ancora non è possibile normativamente in un impianto agricolo, come sappiamo tutti che la maggior parte dei grandi impianti che verranno fatti
saranno di tipo agricolo o agro. Baroni, siccome siamo ormai alle 13, ho giurato che avrei chiuso. Come lo usiamo il primo idrogeno che produciamo? Ci facciamo energia elettrica nelle celle a combustibile o ci facciamo qualcos'altro? No, io direi che intanto cominciamo a vedere come i nodi del bilanciamento delle reti, fare lì in cui il costo è veramente basso, non ci costa, altrimenti si fa un servizio alla rete e lo iniettiamo nella rete SNAM e lo utilizziamo in questa maniera. Io farei così col primo. Industriali no? Industriali sì, anche. Sì, assolutamente sì, dove è possibile, dove è difficile, si dice, no? Dove è difficile abbassarlo, facciamo verde, però dobbiamo costruire anche impianti vicini agli impianti in quello caso, perché l'idrogeno, il costo di trasporto incide parecchio, quindi se devo trasportarlo in bombole, per esempio, non c'ho un idrogeno dotto è molto complesso. Bene, io ho preso l'impegno alle 13.00, cioè adesso, di concludere diciamo, l'orario limite che ci eravamo dati, quindi ringrazio anche voi per aver partecipato al Forum Italia Solare 2020, quindi grazie a Nicola Conenna, Mauro Moroni e Ad Van Vick. Io vi saluto, da parte mia è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e buona continuazione.